Sabato 18 maggio, presso la palestra della Scuola Media Leonardo da Vinci di Pavia, è stato presentato il volume L'Istituto Pavoniano Artigianelli di Pavia, storie di ragazzi e di mestieri. Il sogno dell'Associazione Ex Artigianelli di Pavia di realizzare un libro sulla storia di quello che fu il loro istituto si è potuto concretizzare grazie alla disponibilità degli autori dell'opera, professor Pier Vittorio Chierico e professoressa Paola Resegotti, docenti della Scuola Leonardo da Vinci, e al contributo economico di alcuni ex allievi dell'Istituto Artigianelli. Dopo i saluti ed i ringraziamenti della dirigente scolastica Claudia Curci, la professoressa Paola Resegotti illustra la storia dell'istituto, dai tempi degli Artigianelli ai giorni nostri. Molti rappresentanti delle autorità sono intervenuti alla manifestazione, seguita anche da un folto pubblico che ha riempito la palestra della scuola. Particolarmente significativi sono risultati gli interventi del presidente dell'Associazione Ex Artigianelli, Hermes Rigoli, del sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo, di Monsignor Luigi Maffi, in rappresentanza del vescovo Monsignor Giovanni Giudici, e dello scrittore Mino Milani. Ai loro contributi si sono alternati brani musicali eseguiti dal coro degli alunni sotto la guida dell'insegnante di musica, professore Enrico Dragoni. Suggestive ed emozionanti sono state le immagini fotografiche d'epoca, presentate al maxischermo dal professor Pier Vittorio Chierico che, a conclusione della manifestazione, ha accompagnato alcuni ex artigianelli nella visita della scuola, mostrando loro gli angoli immutati e le aule che un tempo li ospitarono. Da ultimo è stato possibile ammirare i lavori svolti dagli alunni durante i laboratori didattici nella visita alla mostra d'arte allestita per l'occasione, con l'intento di celebrare il 50° anniversario della Scuola Leonardo da Vinci. Il libro ripercorre le vicende dell'istituzione assistenziale pavese, del suo ruolo educativo e di avviamento alla professione, evidenziando un aspetto della storia di Pavia fondato sulla beneficenza, sulla carità cristiana, sulla solidarietà. I 75 anni di vita dell'Istituto Artigianelli sono stati ricostruiti attraverso una ricerca d'archivio che naturalmente ha contemplato ricerche presso gli archivi e le biblioteche di Pavia, ma buona parte del materiale, per lo più inedito, è stato reperito nell'archivio della Congregazione dei Figli di Maria Immacolata, i Pavoniani di Tradate, di cui padre Cantù è il responsabile. Padre Cantù ci ha aiutato moltissimo, lo vogliamo ringraziare, è stato veramente un apporto fondamentale per la nostra ricerca. Grazie ancora. Dunque, il libro si può considerare suddiviso in tre parti. Una prima parte introduttiva storica che ripercorre le vicende del monastero di San Gregorio di epoca longobarda, un monastero dell'VIII secolo che nel corso della storia ospitò delle orfanelle. Vado velocemente, arriviamo alla metà del Cinquecento quando le monache benedettine di San Gregorio si occuparono di ricoverare orfanelle convertite della città. In seguito, alla fine del Settecento, il monastero venne soppresso per naturalmente l'intervento di Napoleone e gli ordini religiosi quindi scompaiono. Ma la storia, gli eventi storici non cancellano la vocazione alla carità di questo luogo, perché alla metà dell'Ottocento, nel 1852, una donna intrepida nell'impegno sociale, la Beata Benedetta Cambiagio, fonda la Congregazione delle Benedettine della Provvidenza e accoglie giovani fanciulle. Fino alla fine dell'Ottocento, 1888, la casa di San Gregorio chiude e le Benedettine però continuano la loro opera presso la casa Benedetta Cambiaggio in via San Giovanni in Borgo. Abbiamo qui con noi e abbiamo l'onore di avere la superiora Fiorangela.
quindi siamo nell'Ottocento, 1892. L'istituto viene acquistato da quello che era l'allora vescovo, Monsignor Riboldi, che aveva un sogno, quello di fondare, oltre ad un istituto naturalmente dedicato ai giovani, agli orfani questa volta, quindi prosegue accogliendo giovani, ciò che la Cambiaggio aveva fatto nei confronti di orfani. Oltre a questo aveva anche in animo di fondare una tipografia che potesse servire a stampare le pastorali e il settimanale Il Ticino. Quindi nel 1892 l'istituto viene gestito dai pavoniani chiamati a Pavia da Monza. E arriviamo alla seconda parte del libro, la parte che riguarda proprio l'aspetto della storia dell'Istituto Artigianelli, dalla nascita fino alla chiusura 1967, quando la proprietà passa al comune di Pavia. Sono storie naturalmente di giovani, come è stato detto prima, di ragazzi, di mestieri. Ampia parte hanno nel libro le officine, i laboratori, oltre alla tipografia, laboratori, officine di meccanica, falegnameria, calzoleria, sartoria e naturalmente tanto studio, tanto lavoro e tanta fede. Siamo alla fine, l'ultimo rettore, padre Silvio Menghini, nel luglio del 1967, chiudendosi alle spalle il portone dell'istituto, ha un pensiero, e questo pensiero ve lo voglio leggere. Nell'attraversare, ovviamente siamo alla fine della casa di Pavia, padre Menghini se ne va, nell'attraversare il ponte sul Ticino abbassai il finestrino, gettai le chiavi in fiume, una protesta? No, ma un affido, pensando che il fiume potesse essere il luogo più adatto per conservare i ricordi che mi si affollavano in mente e nel cuore. Addio amata Pavia, addio. E arriviamo alla terza ultima parte che raccoglie testimonianze, affronta argomenti vari, in particolare la storia dell'associazione Ex Artigianelli, che è ancora attivissima con questi meravigliosi soci e giovani che abbiamo oggi qui con noi. Anzi, approfitto per ringraziare il presidente Rigoli, Baldovino Bassi, Francesco Carissimi e tutti gli altri ex che hanno contribuito, ci hanno aiutato moltissimo fornendo materiale interessante, immagini, documentazione. E arriviamo alla fine, quindi l'istituto chiude, diventa scuola. L'istituto era scuola prima, è scuola anche adesso. Ci siamo divertiti a raccogliere quelli che erano le osservazioni mensili sul comportamento degli alunni. Vi leggo brevemente uno stralcio. L'alunno X, non faccio nomi per la privacy, chiacchiera dappertutto, sembra che abbia lasciato il cervello e tutto il buon senso nelle più alte sfere dei cieli, vero? Ed è sincero come l'acqua torbida. È una situazione che ogni tanto viviamo con questi bellissimi ragazzi che sono alle mie spalle. Il libro si conclude con un capitolo dedicato alla Leonardo da Vinci e alla nostra scuola, quindi un ideale passaggio di consegne da quello che era un istituto religioso a un'istituzione laica, scolastica, statale. Due sono i momenti interessanti che abbiamo voluto documentare all'interno del libro. 1965, l'anno in cui la scuola viene intitolata Leonardo. Per la prima volta in una scuola pavese viene celebrato il rito della Santa Pasqua. E poi l'altro episodio legato sempre alla nostra scuola, 150 alunni due anni dopo nel 1967 accompagnati dall'allora primo preside Sturini e dal Monsignor Allorio vengono invitati a Roma dal Papa in udienza presso Papa Paolo VI. Recano in dono alcuni scritti, lettere scritte di loro pugno e un camice ricamato. C'è una testimonianza molto particolare di questo incontro tra gli alunni della Leonardo e il Papa. Sono ai ringraziamenti, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti oggi, tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato al libro, ci hanno fornito un aiuto preziosissimo.
Ringrazio ancora padre Cantù, gli ex artigianelli che rivedremo volentieri domani in altra sede, don Franco Castone della Casa del Giove. Buongiorno a tutti, sono Hermes Rigoli, artigianello per 4 anni, ex artigianello da 59 e per sempre. Sono orgoglioso di rappresentare l'associazione di Pavia, che a 46 anni dalla chiusura dell'istituto testimonia ancora i buoni frutti della buona pianta pavoniana. Di quel periodo un incancellabile ricordo dei compagni di un tempo rimasti amici per sempre, di superiori, di assistenti, di maestri d'officina, di professori scolastici che hanno inciso profondamente nella mia crescita umana, professionale ed intellettuale. È un onore per noi essere rappresentati in questo libro, che mette in luce figure e vicende umane che hanno fatto parte integrante della nostra formazione giovanile. Per questo ringrazio a nome di tutti gli artigianelli, il promotore e sponsor di questo libro, il nostro socio, ex artigianello Francesco Pisati. Contitolare con i fratelli Mellina della casa editrice Pime. Ringrazio i docenti della Scuola Leonardo da Vinci, professor Chierico, professoressa Resegotti, capaci ed entusiasti autori di quest'opera, e con loro anche gli ex artigianelli che con passione hanno testimoniato vicende vissute in questo istituto e profondamente radicate nel loro animo. Ringrazio tutti coloro che in qualunque modo hanno collaborato.
e i giovani alunni di oggi, questi ragazzi alle mie spalle, che hanno fermato la loro attenzione su chi, in modi e tempi diversi, li hanno preceduti fra queste mura. Dire grazie a voi, ragazzi, e al maestro, per dirvelo col cuore, noi ci uniremo al vostro coro nel canto dell'inno degli artigianelli. Da ultimo, eleviamo un pensiero all'artefice di tutto questo, il nostro beato padre Ludovico Pavoni, di cui, leggendo queste pagine, apprezzerete la originaria e primaria intuizione: riscattare i giovani meno fortunati con l'educazione e con il lavoro. Un sistema e una scuola che a 200 anni di distanza, permettete, ritengo ancora valido e attuale nella nostra cara Pavia. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. E per me come sindaco di Pavia ovviamente è una giornata importante vedere questo istituto, ricordare così il proprio passato. Meglio delle parole di chi mi ha preceduto io non saprei aggiungere molto, ma non tanto e solo per quello che è stato detto, ma anche per come è stato detto. Perché l'emozione che portava con sé le parole del presidente dell'associazione dicono tutto un po' e lo stato d'animo di chi, tornando all'interno di un istituto, in fondo ricorda un periodo della propria vita rispetto al quale evidentemente tanto è rimasto dentro se stessi. Così vale quando ciascuno di noi attraversa le istituzioni, siano esse istituzioni scolastiche, siano momenti insomma diversi della propria vita che lasciano traccia dentro di noi. E Pavia ha la fortuna di essere ricca di tante realtà ultracentenarie che ci lasciano oggi una storia importante, solida, che spetta a noi insomma fare rivivere ogni giorno. Ovviamente in me si unisce l'emozione anche perché in queste mura ci sono passato anch'io 3 anni alla scuola, che poi è diventata Leonardo da Vinci, più uno anche perché questa è anche sede, è stato per un periodo del Taramelli, sede staccata del liceo, e quindi ho passato anch'io 4 anni all'interno di queste mura, ho ritrovato il preside, non so se c'è qualche mia professoressa di allora, però senz'altro anche in me insomma risuona l'eco lontano ma molto vicino di quello che poi viene lasciato traccia dentro la crescita di ogni persona, che sono insegnamenti che uno riceve, ma soprattutto il rapporto umano che si crea, il rapporto umano che si crea coi propri compagni di classe. E qua ci sono sempre tanti ragazzi in gamba, non è la prima volta che ci vediamo, delle belle iniziative che tramandano un po' questo senso di esperienza. Rimane il rapporto umano con i professori, professori che diventano degli esempi, perché come dice sempre e ci ricordano il copatrono Sant'Agostino, le parole insegnano, ma poi sono gli esempi quelli che trascinano, che ti lasciano una traccia, che attraverso anche il loro modo di insegnarti e trasmettere le cose ti fanno crescere. E essere qua a ricordare una storia passata bella non vuole avere un senso, non lo ha, perché oggi è una giornata di gioia e di festa, un senso malinconico, nostalgico della rievocazione, ha invece un senso di festa per questo istituto, ma qui si unisce la festa di tutta la città, perché rievocare il proprio passato vuol dire in fondo essere più forti nel guardare al proprio futuro. E più si va avanti, più uno guarda i libri che raccontano della storia con particolare interesse. Io stesso mi rendo conto che sempre più spesso mi trovo a guardare i libri fotografici, magari della Pavia di una volta, della mia Pavia che ho vissuto qualche anno fa, incominciano ad essere qualche anno anche per me. E magari ai ragazzi può sfuggire un po' di più questo concetto di guardare al passato, però in fondo anche voi ogni tanto magari vi troverete a guardare le foto di quando andavate alla scuola elementare con i vostri compagni, magari andrete ogni tanto a trovare le vostre maestre con cui avete avuto un rapporto particolare o particolarmente bello, quindi già voi avete anche voi la percezione di quanto, certo si va avanti nella vita, però
si tiene come un tesoro prezioso ciò che è stato soprattutto di bello. E questo significa essere comunità, questo significa costruire una Pavia, in questo caso, che sia consapevole, che sia sensibile, che sappia insomma lasciare traccia dentro ciascuno di noi, ma poi attraverso questa sintesi tutti insieme lasciare una traccia positiva in quello che vogliamo realizzare ogni giorno, come singoli ma anche come comunità nel suo complesso. Per me da sindaco quindi oggi è un privilegio potervi accompagnare in questo momento e in questa giornata. Grazie quindi dell'invito e davvero complimenti per l'iniziativa e per questa giornata di festa. Io porto il saluto e l'augurio di Monsignor Vescovo, che non ha potuto essere presente in questo momento, però apprezza sempre il lavoro che viene fatto per il bene della comunità. E qui si ricorda tanto bene che i nostri antichi padri, diremmo, hanno costruito, hanno veramente fondato in questa nostra città di Pavia. Per noi anziani, ecco, la città attuale è diversa, non solo perché sono passati gli anni, ma perché tante realtà che allora esistevano oggi non esistono più. E una di queste realtà è proprio, ad esempio, l'Istituto Artigianelli, che per tanti anni ha costruito qui la vita di tanti giovani, perché diventassero uomini, perché diventassero capaci di vivere nella comunità, perché collaborassero a costruire il bene della comunità. E il nome Artigianelli deriva da piccoli artigiani. E qui potremmo fare tutti una digressione per vedere come oggi purtroppo gli artigiani non sono tanto più presenti nella nostra città per tanti motivi, ma ricordiamo quello che è stato fatto. Ecco, e vorrei sottolineare ancora da parte mia proprio questo fatto che l'educare i ragazzi, i giovani nella loro crescita è importantissimo. Aprirli alla comunità è molto importante. Far apprezzare quello che è stato costruito prima nella nostra comunità pavese è molto importante. Ma poi è importante che i giovani, i ragazzi di oggi si preparino a loro volta a costruire. Ciascuno deve essere artefice non solo della propria vita, come diceva la frase antica, ma anche artefice della costruzione della comunità. Non siamo qui per caso, noi diciamo come sacerdoti, lo dico, siamo nel piano di Dio, presenze per costruire nella vita di oggi, ecco, quel bene comune che poi può aiutare a crescere tutti. Pensiamo a quello che ciascuno di noi può fare per costruire questa comunità. Non siamo isolati, viviamo insieme in una società, ma ciascuno deve crescere con questa attenzione, non solo per diventare grande. Qualche volta i giovani dicono, ecco, io desidero studiare per avere una professione, per guadagnare, per vivere la mia vita. Ma in questa trafila manca, a mio parere, un aspetto: crescere, istruirmi, diventare capace di costruire con la mia vita la vita della comunità nella quale vivo.
e mi sembra che questo sia oggi da sottolineare, sia importante da ricordare. Ecco, i nostri padri antichi e gli artigianelli hanno lavorato tanto qui a Pavia perché questi giovani crescessero capaci di costruire la loro vita e il bene della comunità. È l'augurio che faccio ai giovani, ai ragazzi di oggi, è l'auspicio che rivolgo un po' a tutti, perché ci sentiamo ancora, comunque, sempre vivi partecipi di una comunità, non isole, non persone che crescono e vivono da soli, ma aperti ai fratelli dal punto di vista cristiano, li chiamiamo e sono così, ai fratelli che vivono con noi e che hanno bisogno forse di aiuto, ma dai quali anche noi possiamo ricevere un aiuto, un indirizzo per la nostra vita. Grazie e arrivederci.
gli artigianelli. Per me, cari amici, gli artigianelli continuano ad essere dei ragazzi, perché io li ho conosciuti in tempi molto lontani, quando io ero ragazzo. Loro erano diversi da noi. Certe volte li vedevamo con quella loro divisa. Certe volte no, si chiacchierava. Qualcuno del liceo aveva per loro un atteggiamento un po' supponente, non dico di superiorità, ma quasi. Io ricordo con molta limpidità il mio atteggiamento verso gli artigianelli che si conoscevano, con i quali ci si frequentava, non così intensamente come avrei voluto, ma ci si frequentava. Avevano qualche cosa in più questi ragazzi, avevano qualche cosa in più di noi del foscolo, avevano il lavoro. Io sono un oltranzista del lavoro, devo dirlo, e ho sempre invidiato quelli che alla mia età già si preparavano a lavorare. Io non ho avuto una gioventù granché felice, per questo non la rimpiango mai, e probabilmente perché mi mancava il lavoro. Ho scritto uno dei miei libri e l'ho dedicato proprio a un artigianello, a un ex artigianello, che venne ospitato qui quando rimase orfano per via della guerra e che poi, partendo dal nulla, ma con chiaro nella mente che solo il lavoro salva, divenne un bravo professionista. Io gli ho fatto un regalo scrivendo, vantaggio di chi scrive di regalare quello che vuole, o togliere anche quello che vuole. Gli ho regalato una carriera mondiale, la ricchezza infinita che lui volge al bene. E gli ho fatto dire, quando trova un orfanello africano e si commuove, gli dicono: perché ti commuovi davanti a questo orfanello? Perché sono io. Questa, cari amici, mi è piaciuta molto, sono molto riconoscente di essere stato invitato, perché oltre a tutto è una bella manifestazione italiana. Io insisterei, non finirò mai di insistere su questa parola, è una manifestazione italiana. Non mi importa che succedano anche altrove, saranno sempre diverse. Io vedevo queste belle ragazze, le quali sono costretto, scusatemi, a volgere le spalle, non mi posso. Le vedevo cantare l'inno di Mameli, no? Noi fummo da secoli calpesti e derisi perché non siamo popolo, perché siamo divisi. È un accidente, è proprio così. Lo siamo ancora adesso. E tocca proprio a voi, eh? Tocca a voi, suonate, cantate così bene, a fare in modo che si diventi popolo. Noi, la mia generazione, la mia vecchia generazione, ce l'ha messa tutta, ha fatto quello che ha potuto, non ce l'abbiamo fatta, fatecela voi, ragazzi. Ecco, per il resto, che bello, no? Essere qui, parlare di ragazzi che hanno fatto la strada con me, i quali io mi riconosco, artigianello o no, mi riconosco come italiano. Grazie, signore.